Dopo la mostra permanente Razza Umana, il collage di volti che accompagna il viaggiatore nel suo cammino all'interno della stazione Toledo della metropolitana di Napoli, il noto fotografo Oliviero Toscani torna in territorio partenopeo per far conoscere alla stampa e alla cittadinanza un nuovo progetto. In una conferenza stampa, infatti, organizzata all'interno dell'uscita a Monte Calvario della metro, nella mattinata di giovedì 11 settembre 2014, è stata presentata la campagna Be Original, di Original Marines, frutto di uno street casting nella città di Napoli, al quale hanno partecipato 1.001 bambini e bambine napoletani. E questa è una cosa seria, una cosa importante, perché artisti e aziende che hanno origine nella nostra città hanno puntato per lanciare la loro campagna di marketing sui nostri figli, sui napoletani. Questo è un segnale molto importante, a dimostrazione che Napoli è la patria della creatività, una città che ha un'energia enorme. E poi è bello ascoltare parole come quelle di Bonito Oliva e di Toscani, che danno un primato alla città di Napoli, un primato del bello e della creatività. Per me, da napoletano, è un motivo di grande orgoglio. A margine della conferenza, il noto fotografo ha anche voluto ribadire la genuinità del suo rapporto con territorio e cittadinanza partenopei, dopo le polemiche nate da una sua frase infelice. Vale a dire, sono fortunato a non essere nato a Portici o a Scampia. L'aveva chiarito, ha fatto bene a chiarire, e io ho chiosato dicendo che sono orgoglioso di fare il sindaco di Napoli, in particolare di essere il sindaco di una città in cui c'è un quartiere che si chiama Scampia. Quindi sono orgoglioso di essere nato a Napoli, e per me Napoli è unica, con quartieri diversi, tutti belli, e anche alcune frasi poi vanno interpretate in modo corretto, vanno aggiustate, vanno spiegate bene, come ha fatto oggi Toscana. La città è molto... permette grandi discussioni. Io mi ricordo che nel 93 fui presentato da un gruppo di ragazzi avanguardia di Napoli come sindaco, non so se vi ricordate, venne a fare anche dei comizi a Napoli, non volevo diventare sindaco, ma però mi ricordo che c'era la signora Barracco che diceva: bisogna rifare le facciate delle case barocche a Napoli, e io dissi: sì, bello rifare la facciata, come mettersi il rossetto ma lasciare le mutande sporche. Comunque Napoli è una grande città, è come New York, una città dove se vuoi criticare l'Italia prendi Napoli, se vuoi fare un grande complimento all'Italia devi prendere Napoli. E questo è la grande vantaggio di questa incredibile città. Il carafone è bello per Oliviero Toscani, perché è Napoli, tutto. Però potreste tutti essere un po' squinizia Napoli, ce l'avete. Guarda Achille Bonito lì, è un squinizio napoletano perfetto, oppure un grande professore critico d'arte, no? Ma in realtà è un po' squinizio, se non fosse stato di qui non sarebbe stato così bravo. Nella serata, invece, è partito il percorso Be Original, interessando le varie aree della stazione della metropolitana, tra performance di un maestro burattinaio che racconta le storie di Napoli e una galleria d'arte interattiva, con abili artisti che realizzano live per il pubblico ritratti caricaturali. Professore Achille Bonito Oliva, l'arte di Oliviero Toscani qui nella metro, di fatto più bella del mondo. Eh sì. Noi con il presidente Gianni Silva, ormai sono 12 anni che lavoriamo a quello che noi chiamiamo il museo obbligatorio, capacità di coniugare arte e trasporti, committenza a grandi architetti per le stazioni e chiamata alle armi di artisti significativi capaci di interagire con l'architettura. Siamo arrivati a 160 opere, siamo stati premiati a Londra e Napoli sta premiando la metropolitana attraverso un rispetto insospettabile. Non c'è stato un gesto di effrazione, di teppismo, anzi c'è molto orgoglio per il lavoro che noi abbiamo fatto e stiamo facendo, e che minacciamo di continuare a fare se ce lo fanno fare. Che dici, Presidente? Siamo sempre qui, siamo a disposizione. No, io credo che effettivamente l'inserimento delle opere d'arte nella metropolitana oggi si può dire che è stato un successo. Avevamo tante preoccupazioni quando abbiamo cominciato. Non sapevamo quale sarebbe stata la vera autentica accoglienza del pubblico napoletano. Alla prova dei fatti credo che
il Napoli abbia fatto suo questa opera, la guardi con un certo orgoglio e per certi versi la difende. Non possiamo neanche dimenticare la società che gestisce la metropolitana, perché oggi voi vi muovete in una metropolitana che dal punto di vista di ordine, pulizia eccetera è tra le migliori in Italia e forse anche all'estero. E poi, quindi bisogna rendere omaggio anche alla gente che tutti i giorni poi rende possibile questa situazione. E anche l'amministrazione. Appunto, l'amministrazione è la società che la gestisce. Si potrebbe fare un'idea simile da questo punto di vista artistico anche per i pullman, per i bus napoletani? Sì, è stato tentato, però bisogna anche un po' distinguere, mettere una pubblicità magari meglio fatta, magari fatta da un artista su da tutte le parti è sempre possibile. Qui la cosa è un po' più complessa, perché qui abbiamo voluto proprio completare le architetture, che sono architetture tecniche fatte per il trasporto, con delle opere d'arte, che è una cosa molto diversa, non è come mettere una pubblicità su un pullman. Thank you.